Ciao Simone, benvenuto. Ciao Lina. Ciao carissimo. Allora, ti presento ai pochi che non ti conoscono. Simone Tommasini, nativo, mi dicono, in provincia di Como. Sì, esatto. Una classe 74, possiamo dirla perché non sei una donna, quindi no problem. Sono ben orgoglioso della mia età io. Vanne Tanto fiero, rapporto anche. vanne fiero, eh? Ma non Inizi offenda nessuno, perché cioè, un fiore, guarda che ragazzino, cioè, non è davvero, non sei proprio cambiato, dall'epoca di bollicine, eh? Sei rimasto uguale. Eh sì, raccontami, appunto, tu hai iniziato con un grande incontro, col tuo manager. Enrico, con Rovelli, Enrico Rovelli. abbiamo fatto questo incontro-scontro dove ci siamo, cioè dove io ho rischiato anche un po' la vita perché appunto ci siamo scontrati con la sua macchina e poi lui si è affezionato artisticamente a quello che facevo io e da lì poi lui ha deciso di andare a Bologna a far sentire le mie cose a Vasco e hanno deciso di produrmi. Hanno prodotto il mio primo disco, hanno prodotto i miei primi tre dischi in Tre realtà. dischi, sì. E niente, siamo stati al Festival di Sanremo con questa canzone che all'inizio piaceva solo a me, e ho detto, ma che. No, allora ti devo interrompere, fermo, ti interrompo maleducatamente. Allora, io mi ricordo, perché io Sanremo lo seguo da bambina, nel 2004 quando tu ti esibisti. Che c'era Simona Ventura e Gene Gnocchi, giusto? Gene Gnocchi, sì. Ecco. E io tifavo per te, in realtà, eh? Grazie, Sì, grazie. sì. A Vasco e a Enrico è piaciuta tantissimo. Ci siamo proposti al festival e Tony Reni, Simona e tutti hanno deciso di prendermi e ha venduto qualcosa come 500.000 copie quel brano lì. Quindi sono. Insomma. No, 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 dicevo che Ah, all'inizio non ero così convinto che potesse piacere a tanta gente al ok. festival, no, la mia Sì. canzone. In realtà poi mi sono dovuto ricredere, un po' Riprendere. come, guarda, ma devo anche essere sincero, un po' come l'ultima canzone, anche quando tutto finirà, io pensavo fosse una canzone molto intima tra me e mia figlia, Sì. le quattro mura di casa mia, mia mamma, Sì. cioè era molto familiare la cosa, e non pensavo invece facesse tutto questo disastro. Disastro web, eh? Ci arriviamo alla tua canzone, alla nuova canzone. Volevo un po' percorrere insieme a te un po' tutte le tue tappe principali della tua carriera artistica. E dopodiché, dopo anche Festival Bar, mi ricordo le tue esibizioni. Bello, a me manca Festival Bar. Anche a me tantissimo, ma non solo che manca perché non ci sono io, No, ma no, proprio sì. mi manca, la manifestazione del In Festival Bar. sé. Era un modo anche per, cioè sembrava che quando arrivava al Festival Bar arrivava l'estate, È no? vero. Quella roba lì, quindi il fatto che non c'è più, sì, è vero, hanno cercato di scimmiottarla un po', ma non è il Festival Bar. No. E quindi io la ricordo con molto affetto e con tanta, tanta, tanta anche orgoglio perché un ragazzino all'epoca come me del paese di Vertemate Comino Aprio, provincia di Sì. Como, ero arrivato a, cioè, insomma, a piacere a tutta Italia e non solo perché, come ben sai, sono tornato da un tour in Argentina dove le Sì. cose stanno andando alla grandissima. Il problema è che abbiamo dovuto interrompere perché. Certo. Purtroppo la situazione, hanno chiuso anche lì tutto e siamo dovuti Infatti. rientrare, anche abbastanza velocemente. E concedimi questa cosa che è un ringraziamento che voglio fare ai tanti consolati che abbiamo in giro per il mondo. E il consolato italo-argentino mi ha dato, insieme a me, la persona che mi accompagnava, ci ha dato la possibilità di rientrare velocissimissimamente. Che poi tra l'altro è il mio cognato, per cui siamo Ah, rientrati ecco. veloci. Eh sì, perché lui adesso poi insomma gestisce tutta la mia parte musicale Sì. insieme alla Cello Label, che è la mia casa discografica, e a Grafica. Manuel e Samantha, che sono loro della Newton Agency, che insomma ringrazio e salutiamo. Salutiamo anche Quindi Samantha.
che mi aiutano nella condivisione, nella promozione delle cose che faccio. Certo. E mi sono messo in autoquarantena volutamente da solo, senza che nessuno me lo Hai dicesse, fatto bene. perché ero stato in giro, perché avevo la possibilità Certo. di incontrare qualcosa. Fortunatamente sono passa ormai il mese e quindi non è successo niente e io ho rispettato tutte le regole, rispetto e rispetterò e continuo a rispettare tutte le regole che ci danno perché è importante, poi torneremo a divertirci, torneremo a fare tutto quello che siamo abituati a fare, ma adesso bisogna rispettare le Concentrarci su quello che ci dicono e restare a casa e regole. nei propri studi, crearsi dei mondi, Esatto. anzi, io sto scoprendo molte, molte cose anche di Anch'io, me. sai, anch'io, è bellissimo stare a casa. Non è Io male. guarda, tutti mi prendevano in giro tanti anni fa, Sì. nel 2005 soprattutto, quando io feci il famoso reality Music Farm, no? E Sì. tutti i miei amici mi dicevano: "No, ma lì sei impazzito, ma lì, cioè, ti vedevamo arrabbiato, ma lì, ecco, adesso che siete tutti in casa, capite cosa succede, no? Quando si sta fermi per Esatto. settimane." Io sono stato 90 giorni. Tra l'altro non è che ero a casa mia, ero con altra gente in un posto che ho fatto diventare casa mia per 90 giorni. Quindi, Certo. cioè, anche questa roba qui non è una roba così Eh no, automatica, eh no? no, E quindi eh questa roba qui, ecco, quando all'inizio ho capito che doveva essere casa mia quella lì, ho cercato di abituarmici. Poi Certo. sai, non vedevo ragazze, non vedevo belle ragazze, non vedevo niente, capito? Anche Iva Zanicchi dopo 90 giorni era diventata Era Claudia Schiffer. Una fotomodella, esatto, capito? Cioè, se non mi facevano uscire, gli saltavo addosso io, Ci capito? Ah, credo, ci perché? Perché mi credo. diceva: "Oh, posso essere tua mamma, tua nonna, oh!" Eh sì, dice ma ciocchi. Però è vero, cioè, calcola che comunque cioè, quando si è in esilio, comunque si è in qualcosa forzato, tipo adesso, sai, giustamente. Siamo abituati ad avere una vita così frenetica, a essere sempre in giro, non aver mai tempo per niente. Adesso che abbiamo tutto il tempo del mondo, sfruttiamolo. Io questo Sfruttiamolo, che esatto. cerco di far capire anche ai miei studentelli che ho con Paolo Meniguzzi, abbiamo questa scuola. Ci volevo arrivare con Paolo. No, 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 vai, 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 tanto ci sarei. Era appunto, noi abbiamo questa scuola che si Sì. chiama Pop Music School, io ce l'ho sempre con me, proprio Sì. che altro perché con Paolo abbiamo questo rapporto fraterno da tantissimi anni Mi piace e Paolo Meneguzzi, mi sì, piace tanto. con lui siamo amici fraterni Sì. e la cosa bella è che quando è nata questa collaborazione per la scuola, è nato tutto in un modo molto semplice, in un modo molto genuino, in un modo molto normale, perché noi siamo amici da tantissimi anni, siamo anche amici proprio di famiglia, nel senso. È nato tutto molto spontaneo. 5 anni fa abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura che ci sta portando un sacco di belle cose. Abbiamo oltre i 400 allievi, abbiamo una struttura bellissima a Mendrisio, vicino a Lugano, Che in bello. Svizzera. E Paolo, dopo questo successo tremendo di quando tutto finirà, ha deciso di regalarmi la sua traduzione in spagnolo, perché lui è conosciutissimo in Cile, da quelle Sì, parti. certo. E l'ha tradotta in quando todo se termine e Sì. abbiamo deciso di farla uscire in spagnolo, per cui adesso Bello. esce, qua in alto vedi c'è il nostro videoclip, lo vedi Sì, là, che non sì. so se ti riesci a vedere, Sì, lo vedo, lo vedo. uno espone, tutti e due carcerati, ognuno a casa sua, però la cosa bella è che abbiamo deciso insieme, di comune accordo, di fare un videoclip anche molto significativo per il momento e soprattutto diventerà storico perché due artisti che a casa loro fanno un videoclip così è da pazzi, È però da ecco. matti. Però lì è bello, È no? bellissimo, Figurati. e poi siete unici, siete originali. Diciamo che siamo stati un po' folli, ma nello stesso Sì, tempo siamo stati originali, esatto, in dai, tante cose. complimenti, complimenti, Grazie, grazie. davvero, davvero. Mi piace la tua personalità, mi piace. Oh, bene, Sì, la tua mi piace molto, mi piace questa energia che emani da lì, dal tuo angolino. Oh, grazie, è il mio studio, questo bravo, bravo. è proprio il mio studio fisico, e
E adesso, insomma, è diventato ancora di più il mio mondo perché non potendo avere contatti con voi artisti, questo è il mio rifugio. E allora cerco di trasmettere Arriva tutto, arriva, almeno anche a me sta arrivando tutto, bene, bene. questa tua passione mi arriva tutta, quindi grazie, Bene. grazie. Un bacio virtuale, grazie. Grazie E a senti, te. io voglio arrivare appunto a trasmetterti ancora di più questa mia passione. Io sono fondamentalmente una romanticona. Io sono rock, metal, però poi alla fine l'animo è romantico. Sì. E questa canzone, ragazzi, allora, quando Samantha della Newton Agency me l'ha mandata, l'ho ascoltata perché filtro chiaramente, non accetto tutti, devo dire, tutti gli artisti. Cosa ti ringrazio. Davvero. E quindi subito è andata dritta al cuore. Subito. Grazie, Subito. questo mi fa tanto, 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 tanto piacere. Davvero. Perché detta così sembra una cosa, come dire, mi senti, scusa, no, Sì, perché non sto sì, capendo. No, per non ho non, capito cosa è non. successo, ma mi si è bloccato tutto. Ah, Ok, adesso sì. no, io tranquillo. Bello della diretta. Sì, No, tranquillo, nessun problema. dicevo Linda che praticamente il fatto che, come ti dicevo prima all'inizio della nostra chiacchierata, Sì. questa canzone è nata molto, in modo molto intimo. Cioè, mia figlia è arrivata la sera che io sono tornato appunto dall'Argentina, mi ha detto: Certo. Papi, quando tutto finirà mi porti col camper al mare. E da lì io ci ho creato la La canzone insieme a canzone. questo mio amico romanziere bravissimo, questo autore che si chiama Fernando Conratrelli, che ho svegliato di notte e abbiamo deciso di scrivere questa canzone. Sì? E cioè, non pensavo sinceramente, ti dico la verità, ma anche lo Sì. stesso Fernando, cioè, non, quando abbiamo finito, ci è venuto da piangere tutti e due, che abbiamo finito la canzone, abbiamo detto, boh, cioè, talmente forte per noi che, non so, speriamo che arrivi alla gente, ma pensavo arrivasse più ai Sì. miei, perché è molto intima, è molto simoniana, è molto, molto Simone, no, la canzone. Sì, Ho sì. detto, non pensavo invece, cioè, fosse così universale. Perché Certo. anche altri artisti, Paolo, Max De Angelis, Iskra Manerini, la corista storica di La Lucca, Iskra, sai che l'ho intervistata, Iskra? l'hanno dovuta rifare, no? L'hanno rifatta loro Sì, sì, moto, la sì, figlia di Ferradini, insomma, tanti sì. artisti l'hanno Charlotte, come tua figlia si chiama. rifatta, come mia figlia, esatto. E l'ha Infatti. rifatta e quindi questa cosa è magica, vuol dire che e nessuno gli ha chiesto di farla, quindi. Certo, Ha certo. deciso loro, di loro spontanea volontà, e questo per me significa molto, perché vuol dire che sono rispettato anche come artista. Questo Sì. è non solo il fatto che magari posso piacere alla gente Certo. normale, ma anche agli addetti ai lavori il fatto che sia arrivata così forte, così con questo entusiasmo, con questa energia, con questa voglia di vivere, vuol dire che allora ci ho visto Hai giusto, fatto centro, come si dice. ecco. Grande, bravissimo. Comunque ho pianto anch'io, se vuoi saperlo, alla fine, eh? La lacrimuccia è scesa, eh? Sì. Beh, è un messaggio comunque di speranza. Poi il fatto anche che hai coinvolto la figlia, insomma, non è da tutti gli artisti, eh? Devo dire, sfera No, privata, sfera, no? poi Lavorativa. ha fatto il disegno, ha fatto Lo la so, copertina, quindi sì. mi ha aiutato in tutto il progetto. Mia Sì. figlia, quando l'ha sentita, poi l'altro giorno mi ha fatto un altro bellissimo disegno dove mi ha scritto: Me lo passi, Rino? Quello là, guarda. Aspetta, che adesso te lo faccio vedere, Grazie, proprio lo quello facciamo fatto bellissimo. vedere al pubblico. Quest'altro disegno, perché adesso sta imparando a scrivere. E ha scritto la canzone più bella del mondo. Eh beh, il suo No, papà. la canzone di Simone Tomassini è la canzone più bella del mondo. Beh. Ed è bellissima questa cosa, perché poi agli occhi dei bambini, e io lo dico, cioè, lo dico spesso in queste interviste che sto facendo in questi giorni, cioè, guardiamo gli occhi dei nostri figli, dei bambini che abbiamo intorno, perché loro gestiscono molto meglio questo momento rispetto a noi, nel senso che Sicuramente. loro hanno questa maturità nell'affrontarlo e questo equilibrio di capire che le cose vanno fatte in un certo modo e non tanto perché bisogna farle.
Loro, infatti, mia figlia è tranquilla, non mi chiede mai perché, per come, ha Cioè, capito che è un momento particolare e sì. quindi tutte queste cose, secondo me, ci aiutano aiutano ad aiutarci, Ad secondo aiutarci, è vero, è vero. Sei un bravo papà, allora, eh? Bello, benissimo. Anzi, mi sta balenando l'idea di farci qualcosa con la tua canzone, eh? Poi ti chiederò il permesso. No, Fai quello che vuoi, vabbè, liberissimo, liberissimo. sì, No, ma. mi piacerebbe che adesso stiamo anche cercando di vedere se rifare un testo per i bambini, perché secondo me è una canzone che si presta anche molto ad essere usata e utilizzata nelle scuole. Sì, un'idea, Potrebbe essere un'idea, quindi ci stiamo sì. lavorando. Adesso ci godiamo questa versione spagnola con Meneguzzi e Esatto. insieme io, Tomassini Meneguzzi è una bella accoppiata, Una quindi può essere bella, una cosa beh. forte, Esatto. quindi insomma, bene così. Bene così. Non vedo l'ora anche di vedere l'album fisico. Ah, speriamo arrivi presto perché ci sto lavorando da un po' di tempo, io ce la sto mettendo tutta e questo è un po' cioè quello, cioè ci sto veramente mettendo tutto me stesso in tutto quello che sto Si facendo, vede, quindi si per me è vede. molto bello, ecco. E beh, e Rita, beh. io ti ringrazio Grazie a tantissimo te, ma per questa figurati. chiacchierata Figurati. e spero di risentirti e di rivederti presto per una nuova chiacchierata. Quello di persona, quello sì, dobbiamo ancora aspettare un po'. Un po' sì. Ricordiamo al Grazie. nostro pubblico dove possono seguirti. Sì, il sito è www.simonetomassini.com, Facebook Simone Tomassini, Instagram Simone Tomassini, insomma, tutto quello che comincia con Simone Tomassini mi trovano a me. Ovunque. Quindi ovunque, Bene, esatto. bene. Complimenti ancora, eh? Grazie di cuore, Grazie, grazie, Simone. grazie Ciao, infinite. Ciao. Simone. Sogno, eravamo di fronte l'uno all'altro, tutti con lo stesso ideale, la libertà. Sì, quella libertà che è così dura da ottenere, ma così desiderata come un'avventura senza meta. Non importa se in affollate spiagge, uncine innevate. L'essenza del viaggio non è il luogo, ma il fine del proprio intento. Il panorama offerto dalla natura è visto fuori dal nostro essere. Paesaggi che scorrono frutto di un sentimento estetico, preparatorio al sentimento morale. In uno spettacolo di dolore e di amarezza, solo sognare un'avventura può portare a sollievo e credere per un attimo che siamo felici. Chi si ferma è perduto. Vedere l'albero prima della collina è di una persona interiormente ricca, perché allontanarsi cercando solo dei luoghi dei quali puoi portare solamente lo squallore di una cartolina? Dalla nostra anima deve sorgere l'amore per l'avventura, intesa come sorpresa, stupore di fronte alla semplicità. E bisogna gridare forte per essere protagonisti di questo cielo stellato.
quando tutto finirà e apriremo quella porta, lasceremo la città. Ora basta far la scorta, partiremo per il mare, due valigie ed una borsa, senza un posto dove andare. Andiamo via da questa morsa, studia, rifletti, impara a contare, leggi, rileggi, comincia a suonare. Mi han detto che la vita è troppo corta per non essere rincorsa. E quando tutto finirà, torneremo a far l'amore. E anche se non starai bene, non sei la figlia del dottore. Barabaci cicocò, tre civette sul comò, che volevano scappare, si volevano assembrare anche con il raffreddore. Adesso stiamo chiusi in casa, senza fare più sciocchezze. Sembra che siamo lontani, ma in realtà siamo più vicini. Se ci facciamo forza io e te, passa prima questo tempo, ed un bacio ti darò quando tutto finirà.